Ciao a tutti da Sony di Tech. Dal vostro Luca DNG. Benvenuti per la nuovissima serie sul mio canale. Trattasi di Crash Team Racing Nitro o Nitro Fueled. Spero di averlo detto bene. Sì, Nitro dicono. Ok. Allora, che cosa vedrete in queste puntate? Finalmente mi sono decisa, visto che l'avete chiesto in tanti, di portarvi qualcosina su questo remake ispirato all'originale per PlayStation 1. Qualcosina, quindi non tutta la serie, tutta la storia, l'avventura. No, infatti vorrei portarvi qualcosa di diverso rispetto a quello che magari potevate immaginare. Vorrei portarvi la modalità prova a tempo. Più nello specifico vorrei battere Nitros Oxide, penso di averlo detto bene, in tutte le piste di CTR, Crash Team Racing, ma anche in quelle di CNK, Crash Nitro Kart, che non so se avete mai giocato a quest'altro gioco di racing di Crash. Comunque, questo è il mio piano. Quindi voglio batterlo in tutte queste piste, quindi faremo così. Per ogni pista vi mostrerò come batterlo per la prima volta, che cosa necessita, quanto impegno ci vorrà, e poi magari se non sono neanche soddisfatta del tempo che ho fatto, posso anche farvi vedere dopo il miglioramento del mio tempo stesso, quindi contro il mio fantasma. Sì, se c'è stato un miglioramento lo vedrete in seguito. Contro il mio fantasma. Quindi questo è il remake, ovviamente non è... cambiano un po' di cose, anche io mi sono dovuta adattare, scusatemi, a tante cose, perché ero abituata all'originale, però facendoci il callo si può veramente giocare bene, e quindi vorrei portarvi questo. E io in questo caso farò da spettatore, perché ci teneva tanto, suo. Ci teneva tanto ad essere qui con me, ne sono felice, mi aiuterà col sostegno morale a commentare e a dire delle cose che magari io posso dimenticarmi. Commentare, non voglio neanche darti fastidio, perché non è che sia tutta sta facilità. Sì, infatti... penso che ormai tanti di voi l'avranno già giocato questo remake, quindi si saranno anche cimentati sulle prove a tempo, certo, che adesso vedremo insieme, quindi potranno capire l'impegno che c'è voluto. Quindi commenterò, vediamo un po' come, perché mi dovrò concentrare, quindi scusatemi se in alcuni punti non commenterò, ma penso che sia più giusto così ed obbligo. Buttiamoci, perché chissà sì. quante volte le facciamo, quindi vediamo. Sì, è vero, vedrete dei tagli, vi farò vedere subito quando la riuscita, diciamo, della prova a tempo e del miglioramento successivamente del mio tempo. Okay. Quindi iscrivetevi se non l'avete fatto, attivate la campanellina, mi raccomando, commentate, c'è tantissimo da commentare, vi aspetto numerosi, e sostenetemi. Ed è inutile che venite a scrivere i vostri tempi, io ho fatto questo, io ho fatto l'altro, commentate quello che viene fatto e non quello che potreste fare o quello che avete fatto, perché... non serve, questo non sono video per far vedere io sono più bravo di te, tu sei più bravo dell'altro, non ci sono gare, non ci sono competizioni tra di noi. No, ma poi io durante il tempo, perché io continuo a giocarci, ci sto giocando. Ma certo, poi puoi aumentarli sempre. Va detto che a parte il tempo che migliorerò e che vedrete anche voi delle piste, continuerò a migliorarli perché io continuo a giocare, certo, di continuo, e quindi poi se avete il gioco e ci avete anche tra gli amici potete vedere nel gioco stesso, esatto, giusto, i miei tempi migliorati. Quindi niente, adesso partiamo subito perché c'è davvero tantissimo. Quindi ciao, ciao. E ci vediamo nelle piste. E si parte con la prima. Via! Qui. Fammi vedere cosa sai fare, Oxide. Lo sfido pure. Beh, lui ha già fatto la cappellata, quindi... Io sì, davanti. Io uso le mie tecniche, ragazzi. Potete usarle anche voi, potete prendere tranquillamente questi video come guida. Però ci sono tante tecniche. Cercare di mantenere la fiammata. Prova, vai benissimo. Non ti preoccupare, io ti avviso se si avvicina troppo. Ok, grazie. Sì, ok.
Però hai un po' di margine. Sì. È in questa pista. È difficile allontanare Oxide perché non ci sono scorciatoie, quindi. E in alcuni punti c'è anche la strada parecchio stretta, come qua adesso vediamo. Dai, perché non si spenga. È un po' sì. Forse ce la faccio. Ah, ragazzi, se ve lo state chiedendo, l'abbiamo tolta noi la musica. L'abbiamo tolta noi perché dopo un po' mi dava fastidio, sì. Dopo un po' che ci provavo. C'è più concentrazione. Si sta avvicinando vai. Di brutto. Sì, l'ho visto. È vicino. Sto tenendo è duro. È vicino. Ok, hai vinto. Fatto. Bene. Ed eccoci qua. Si è arrivato. Qui, come potete vedere, sto gareggiando contro il mio fantasma. Ma non c'è lo stesso odio che si ha quando devi battere Oxide. Io l'ho sempre chiamato Oxide dall'originale, ma mi devo abituare alle nuove pronunce. È del vero. Gioco. Guardate come mi sta appiccicato il mio fantasma, ma è giustissimo, ma io so anche dove sbagliavo, quindi è anche più facile migliorare il mio tempo. E prendiamo la rampa, mi dà un po' di sprint. Ah, hai fatto vai. Come potete vedere, la derapata è tutto in questo gioco, come anche nell'originale del resto. Mai smettere. Vai, terzo giro, l'ultimo. Sì, prendiamo di nuovo la rampa, che prima mi è servito. Perfetto, continuiamo così. Al pelo, eh? Sì, perché qui avevo davvero fatto benissimo prima. Ok. Hai migliorato. E una fatta. Viva! Si parte! Speriamo. Saltiamo così non sprechiamo, cioè non andiamo più lenti. C'è anche il mio fantasma, va detto, perché io ormai con questa pista ci ho provato tantissimo. No, guardalo. Speriamo che questa sia la volta buona. Ok, la fiammata ce l'ho, non si è spenta. Però devo continuare così. Sono ste tartarughe del cavolo che a volte non fanno quello che devono fare. Sì, perché questo gioco non è perfetto. Porca tartarugaccia! Guarda come si crogiola Outside, che dice di essere lì davanti. Però gli sto proprio alle costole. Sento il suo fetore. Ma non ha la skin come da bagno, dai. Allora, prima o poi l'erroraccio lo farà e io sarò proprio lì. Vai. Mamma mia, prima l'ha fatto scarsissimo intanto. Aspetta, non ho potuto usare la tartaruga, spero vada bene lo stesso. Di nuovo. Non conviene, vero, tagliare ogni volta? Puoi fare entrambe le cose, però io qua adesso mi sono trovata più facilitata a fare così. Ragazzi, mi va in pappa il cervello! Oh. Mamma mia! Come ho fatto? Va bene, continuiamo così, sicuramente la volta buona. E sei davanti,
Sono davanti a Oxide e al mio fantasma, buono così. Succede qualcosa adesso? Mi fai? Sì, fate. Sì, bene. Bravissima. Per la prima volta, sì. Lo vuoi migliorare? Penso proprio di sì. Che si parte bene. Anche se vi si spegne il fuoco, ragazzi, non andate subito in panico, perché se siete bravi e conoscete molto bene la pista e sapete derapare, non è tutto perduto. Meglio. Beh, ma erano anche impiantate. Non c'è. Sì, si può sempre migliorare, tutto sommato. Ma sì. Poi per certe cose ti deve andare anche di fortuna, perché magari è la pista che c'ha qualche problemino. Questo lo sei lasciato un po' di dire. Ok, perfetto, proprio come volevo. Poi adesso ho anche la fiammata. Che mi si è spenta. Sì, perché... basta toccare un bordino leggermente. Boh. Sì, è vero, è una cosa che non mi è piaciuta di questo remake, ma vabbè. Sì. Vabbè, commentando. Voglio dire. È difficile non commentare. Aiuto. Ai, ai, ai. Sì, ma ho un po' di margine rispetto al mio fantasma, quindi voi potete vedere, se siete abbastanza bravi, potete anche permettervi qualche errore qua e là. Sì, bene. Vedete, me lo sto di nuovo lasciando indietro il mio fantasma. Vai così, bella! Benissimo, ottimo, bravissimo! Yatta! E via! Terza pista, ora commenterò poco, ragazzi. Commento io. Perché questa mi ha dato parecchi grattacapi. Sì. Fare questa cosa non riesce sempre, ed è abbastanza cattiva come cosa. Sì, infatti. Qui possiamo vedere che sta usando lupo, che nell'originale non era fattibile. Sì, ma questa pista è proprio cambiata tanto, non posso fare le cose che facevo nell'originale, per cui... Cioè, non è che è cambiata la pista, è cambiata la dinamica di gioco, proprio sì. la giocabilità. Sì. Soprattutto di questo salto per la scorciatoia. Dai! Bene! Mamma mia, sta fatta. Ce l'ho sempre molto attaccato. Fa la scorciatoia anche lui. Quindi probabilmente di questa la potrei anche lasciare così. Ci proverò, ragazzi, a migliorare il tempo, sicuro, però. Non vi facciamo vedere quelle precedenti di Entropy, perché tanto vale se stiamo facendo vedere quella di Oxide. No, ma perché sono convinta in cuor mio che quelle di Entropy siano abbastanza abbordabili, sì, per chiunque. Riesco a fare... Oh, ah! Che rumore ho fatto. Ecco, mi si è spenta anche la fiammata. Vabbè, vai, dai. Per quello che è successo, ma mi è subito bene. No, ce l'hai attaccato. Sento il suo odore. Oh.
mi fa prendere un colpo. Sì! Okay. Benissimo! Bravissimo! Yeah. Fiale di Ru. Benvenuti all'ultima vista di questa puntata. Cercheremo di farne sempre quattro. Sì, siamo anche da un po'. Beh, ne facciamo vedere la riuscita. Non so quanto viene lungo per quei tagli. Che fiammone. Sì. Mi stai bruciando i peli della barba, ma vabbè. Ogni tanto si spegne, ragazzi. Sarà successo tante volte anche a voi. Porca puttana. È il mio fantasma! Mi sono spaventato, pensavo fosse perché è col lupo anche lui e mi sono spaventato. Comunque è passato anche lui. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Eppure non mi sembra che... ma sai... Ma sai... No, aiuto. Dai, concentration. Sì, sei davanti. Sì, non al mio fantasma, ma... Ma poi il tuo fantasma ce l'aveva fatta, quindi a un certo punto sì. Dovresti passare davanti per forza anche a lui per farcela. Quindi dai, sto scarognando il mio fantasma. Quanto sbagli, tanto sbagli. Vai, vabbè, no. Dai! No, via, puzza. Che miseria! Sì. Era di vicino. Altro tentativo. Si arriva. Adesso tenterò di battere il mio fantasma e quindi di fare un tempo molto migliore. Vabbè, avevi già battuto il tuo fantasma. Di battere anche quest'altro fantasma. Sì, vedrete che il tempo sarà molto migliore. Speriamo che non ci porti male, Dio. Io quando dico così... Vedi? Ok. Perché io so dove sbaglio e automaticamente, sapendo quello, so dove fare meglio. Capite il trucchetto, eh? Poi più ci gioco e più miglioro, non so se mi spiego, per cui certe cose che prima magari... Dei kart, delle skin che vedrete possono già arrivare dal primo tour, perché per l'appunto delle skin, degli adesivi e delle cose potrebbero essere cose inserite nel primo Grand Prix del gioco. Quindi sappiate che se non le avete o non le avete viste o bla 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 è perché arrivano dal primo Grand Prix. E ci siamo! E vai così! Facile, brava! È vero! Quindi per questa puntata è tutto, abbiamo visto quattro piste, tra cui tre anche migliorando il tempo. Spero che vi siate divertiti insieme a me, mi raccomando commentate. Ne abbiamo tante altre da vedere, sono certo, tante le piste. Certo, mi raccomando, non mancate e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti da Sony Lady Tech. Dal vostro Luca DNG. Ci vediamo alle prossime piste. Ciao!